Ciao a tutti amici, benvenuti in questo mio nuovo video. Siamo qui perché volevo dirvi una cosa: tra poco potete tornare attivo su YouTube. Dico potete perché purtroppo ho alcuni problemi, però lasciando questo porterò alcuni giochi. Però questi giochi sono un bel po', quindi alcuni porterò solo 2-3 episodi per vedere se vi piacciono, mentre altri vi farò vedere adesso con una bella lista in cui voi dovete scegliere almeno 3 giochi in cui io vi porterò almeno una serie. Dopo finita quella serie iniziamo con un altro gioco. Ditemi cosa ne pensate e buona visione. Se volete un gioco in cui si spara fino alla morte, Medal of Honor Iron è un gioco che potrei portarmi senza problemi, visto che ora non posso registrare e sono solo 7 missioni, quindi potrebbe durare solo 7 video, quindi non c'è nessun problema. Potrei portarvi Napoleon Total War e ora che ho la Dark Mode posso scegliere anche qualsiasi nazione, quindi ditemi se volete Napoleon Total War con la Dark Mode. Oppure possiamo avere Empire Total War che anche lì c'ho Minion Faction Revenge, in cui posso scegliere anche lì qualsiasi nazione, quindi potete scegliere tranquillamente Napoleon o Empire Total War. Dopo aver riportato Man of War a Soldier Squad 2, quelli che hanno creato Man of War hanno creato anche Call to Arms, che sarebbe nella guerra moderna ed è anche in prima persona, ha una campagna con gli Stati Uniti d'America piuttosto carina e onestamente ve la potete anche portare. Ditemi ovviamente se volete questo gioco. This War of Mine è un gioco di sopravvivenza in cui noi saremo dei civili che devono sopravvivere durante un attacco dei ribelli in città. Quindi sarà un gioco piuttosto riflessivo, quindi vi fa anche pensare. Dobbiamo cercare di sopravvivere a qualsiasi costo e dobbiamo cercare anche di tenere il morale alto ai nostri personaggi, altrimenti potremmo fare delle scelte non molto belle. È un gioco fatto bene, bello e spero di portarvelo. Rainbow Six Vegas 2 è un gioco incentrato su una guerra moderna, una campagna abbastanza lunga e avvincente. Però se non volete questo gioco potete decidere anche di portarvi, se volete, o una missione su caccia ai terroristi oppure in multiplayer, perché no? Ditemi però se lo volete. Ora che ho Civilization 5 vorrei portarvi una serie. Ho scaricato anche una mod in cui c'è i sempre figli delle due Sicilie, però ovviamente posso prendere qualsiasi altra civiltà, non c'è nessun problema. Ditemi se volete una serie su Civilization 5. Come sempre posso portarvi una serie su Enzo Veron 4 con o senza il mio amico Tokarius. Posso portarvela con qualsiasi nazione, basta che mi dite una nazione e io vi porterò una serie. Age of Mythology è un erede della saga di Age of Empires, anche se è del 2002. In questo gioco si incentra molto sulla mitologia greca, egizia e nordica, poi è stato aggiunto per Antananti e quella cinese, anche se non è molto bello con il DLC, però cerco di non portarvi la campagna perché è una campagna lunga, anche se è bella, però è molto difficile ed è molto lunga. Però qualche partita, ad esempio in un deathmatch a squadre, non ci sarebbe nessun problema. Ditemi ovviamente se volete questo fantastico gioco. Bene ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto, anche se è solo una lista in cui ci sono 9 giochi, non è niente di tanto speciale. Però se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, ma soprattutto commentate sotto questo video per dirmi quale gioco dovrei portare. Grazie a tutti per aver visto questo video e grazie della visione. God bless the country.